Ma parliamo di Roma e vediamo però in quali termini nel prossimo servizio. L'emergenza Roma-Milano non trova soluzione e anzi le situazioni critiche in città si moltiplicano. A Crescenzago, a due passi dalla stazione della metro, da mesi alcuni parcheggi sono divenuti la terra promessa per un folto gruppo di nomadi. E questa volta a farne le spese anche una gloriosa scuola calcio milanese, la Enotria Football Club. L'Enotria è una società che è stata fondata nel 1908 da un gruppo di studenti e poi è stata anche per un anno in Serie A con la Milan e con l'Inter. Abbiamo 17, forse quest'anno saranno 18 squadre che partecipiamo a tutti i campionati federali. Inseguire un pallone è come inseguire un sogno. Un sogno che si coltiva da bambini sui prati verdi, sperando di raggiungere la Serie A, l'Olimpo del calcio italiano. Ma la tranquilla e proficua attività sportiva dell'Enotria è stata minata dalla presenza degli scomodi vicini di casa. Gli ultimi 4-5 mesi abbiamo avuto un po' di problemi, perché purtroppo i nomadi continuavano ad accamparsi proprio all'esterno dell'Enotria. I bambini, perché cominciano ad aver paura, questi entrano, fanno un po' di tutto, quindi hanno spaccato la rete, hanno rubato dei palloni, sarebbe anche il meno, hanno rubato degli attrezzi, hanno tagliato la rete. 7, 8, 10 roulotte occupano il parcheggio antistante la struttura dell'Enotria. E ad aver paura sono soprattutto i genitori dei più piccoli, ripetutamente infastiditi dalle insistite richieste dei bambini rom. Alcune mamme si sono lamentate perché questi nomadi, bambini nomadi, avvicinavano altri bambini e chiedevano denaro, e magari anche in modo chiaramente non molto ortodosso. Hanno polli che razzolano per i cosi, ammazzano i polli davanti ai bambini, cioè fa cose che non... Sole che batte sul campo. A subire la presenza rom anche alcuni cittadini residenti nelle palazzine popolari poste nelle vicinanze dei parcheggi. I vigili urbani sono spesso intervenuti per mandarli via, ma nel giro di poche ore le roulotte tornano al loro posto. Un gioco che si ripete da troppo tempo, un problema che necessita una risposta immediata per poter riprendere a vivere e sognare inseguendo un pallone. Non aver paura di sbagliare un calcio di rigore.